Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e questo è Metrico Plus. Come ben sapete ormai, se non è il primo video che vedete di Unnecessary Pixels, noi trattiamo un sacco di giochi difficilissimi da spiegare. E questo per me è sempre molto complicato. Cercherò di spiegarmi bene su Metrico Plus, che è un platformer, quindi facile, non abbiamo cose da spiegare sul genere che compone Metrico Plus. Ma le sue meccaniche meritano un piccolo approfondimento. Questo perché? Perché Metrico Plus è un platformer con delle meccaniche nascoste. Cosa vuol dire delle meccaniche nascoste? Vuol dire che ci sono delle cose che agiscono in un modo che noi non sappiamo, o almeno non sappiamo la prima volta che le vediamo. Dovremo andare a capire e dedurre quali sono le regole che governano il mondo di Metrico Plus per poterle sfruttare a nostro vantaggio in maniera da poterci spostare tendenzialmente da un lato all'altro della schermata. Questo perché, come in tutti i platform, noi partiamo a sinistra, ci spostiamo verso destra e quando arriviamo alla fine di destra arriviamo alla fine del livello e passiamo al livello successivo. Cosa vuol dire che ci sono delle meccaniche nascoste? Vi faccio un esempio. Immaginate di andare avanti lungo una piattaforma, la piattaforma arrivate a un certo punto e c'è davanti a voi una specie di colonna con di fianco un'etichetta. L'etichetta dice 0 su 5, ok? Noi non sappiamo che cosa vuol dire quello 0 su 5. Normalmente tutte le cose che vediamo, tutte le etichette che vediamo sono legate a delle nostre azioni, che le etichette ci dicono quante volte o in che percentuale quell'azione ha un effetto su l'oggetto al quale si riferisce l'etichetta, ma non ci dice quale azione. Quindi, tanto per fare un esempio, potrebbe essere saltare. Allora noi proviamo a saltare e scopriamo che saltando questa colonna scende di un tot e ci segna 1 su 5. Vuol dire che saltando 5 volte la piattaforma scenderà fino in fondo alla sua corsa. Il che non vuol dire che sempre ci convenga farlo, nel senso che in alcuni casi le piattaforme saranno da utilizzare quando si troveranno ad uno specifico punto della loro scala. Ci saranno piattaforme che si sposteranno con noi che camminiamo ma non quando saltiamo, oppure che si spostano comunque qualunque cosa noi facciamo. Ci sono delle piattaforme, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono delle piattaforme che si attivano sparando, ci sono piattaforme che si attivano atterrandoci sopra, ci sono tutta una serie di cose dipendenti da delle variabili che noi non sappiamo come si attivano. Quindi, man mano che andremo avanti in Metrico Plus, ogni schermata sarà da studiare per capire quali sono le reazioni dell'environment, dell'ambiente attorno a noi, alle nostre azioni. Il che trasforma Metrico Plus in un semplice platformer in cui c'è bisogno di destrezza per saltare da una piattaforma all'altra, ad un puzzle platformer in cui prima di capire dove diavolo dobbiamo saltare dobbiamo capire come diavolo arrivarci. E questa è la struttura di Metrico Plus, che come vedete era un po' complicata da spiegare. Io spero di essere stato chiaro, spero anche che il filmato lì vi aiuti a capire che cavolo sto dicendo. Ok, tutto questo immaginatelo inserito in un'ambientazione surreale in cui noi siamo una silhouette che si sposta in questo mondo fatto di poligoni senza storia, senza sapere perché. Ok, punto, organizzo le idee. Cose positive di Metrico Plus: l'assenza di tutorial. L'assenza di tutorial perché ci costringe, che in questo caso incredibilmente è un pregio, perché è coerente con il resto della narrazione. Laddove un gioco è fatto tutto di cose da scoprire, di cose da scoprire interagendoci, l'assenza del tutorial fa sì che io debba sforzarmi immediatamente di capire che diavolo sta succedendo. Qui non c'è una prima parte in cui mi viene detto passo passo cosa fare, poi all'improvviso sono solo e chissà cosa succede. Il fatto che non ci sia il tutorial mi mette già nel mood, nell'assetto mentale corretto per affrontare Metrico Plus.
poi l'utilizzo corretto della chiarezza e della cripticità. Cioè, Metrico Plus è criptico in quello che vuole farci scoprire, quindi la relazione tra i nostri movimenti e quello che succede. Ed è molto chiaro, invece, per quanto riguarda altre cose. Vi faccio un esempio semplice. Vi ho detto che la nostra colonna di qui sopra aveva 5 tacche che scendevano quando noi saltavamo. Ok? Il fatto che lui ci dica che ha 5 possibili posizioni fa sì che noi non ci troveremo a non sapere se la colonna è arrivata alla fine della corsa. Ma sarà chiaro che nel momento in cui si trova nella posizione 3 su 5 è a metà della sua corsa e avrà altre 2 tacche che sono sempre uguali. Il che ci permette di poter capire, dover capire come interagiamo noi con l'ambientazione, ma ci permette di sapere, avere sempre il controllo una volta capita la meccanica base di che diavolo sta succedendo, non dovercelo per esempio ricordare. L'approccio di Medico Plus è estremamente originale, devo dire che l'ho gradito moltissimo, anche perché è un approccio non stupido al genere, ci costringe a ragionare su quello che succede, nello stesso modo in cui ci costringeva Portal a ragionare, tanto per fare un esempio. Metrico Plus sceglie un'estetica particolare, come vi dicevo, surreale, in questa ambientazione surreale, con dei poligoni senza texture, non texturizzati e una silhouette come personaggio. Devo dire che l'estetica l'ho apprezzata. Non è niente che fa gridare al miracolo, però è riconoscibile, è gradevole, non è mai confusa, è sempre abbastanza chiara. L'unica cosa che mi sento di criticare di Metrico Plus è la sua totale assenza di storia, che non è anch'essa da scoprire nel corso del tempo, ma è praticamente assente. L'unico nostro scopo è arrivare alla fine di questa sfida che ci pone il gioco, al punto che il nostro protagonista avrebbe potuto essere tranquillamente un poligono, avrebbe potuto essere tranquillamente qualunque altra cosa che non fosse una silhouette umana, che forse stacca un po' rispetto allo sfondo, e quindi questo la rende chiara, ma stacca anche esteticamente rispetto allo sfondo. Non so se avrebbe potuto essere affrontata diversamente la problematica, forse con un protagonista più riconoscibile che una semplice silhouette. Nel complesso però devo dire che Metrico Plus è una piacevolissima sorpresa, al costo di 14 euro su Steam, sviluppata dai Digital Dreams. Io vi consiglio, se vi piacciono i puzzle, i puzzle platformer, di andare a dargli un'occhiata, perché secondo me ne vale la pena. Vi ringrazio di aver seguito anche questo episodio di Unnecessary Pixels, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!